Sì, i piani territoriali, il paesaggio e urbanistica non devono essere separati, non devono avere una separazione netta. E piuttosto ingegneri, ma non solo ingegneri, tutte le professioni tecniche devono riuscire a fare quel percorso condiviso perché le istituzioni possano accogliere le nostre istanze da operatori dell'ambiente, da operatori dell'identità e del paesaggio. Ricordo solamente una cosa, nel 1939... per fare le leggi sul paesaggio sono stati chiamati i professionisti, gli artisti, le arti. Dobbiamo riprendere quella cultura.